castello? Sì. Ma perché ho smesso a cose? Artista! Invece mi ricordo quando c'è allora abbiamo la cerimonia qui con l'incontro su Piazza della Gloria. Come avevo anticipato prima, caso che è un cantiere per l'apporto di capitali pubblici, di capitali privati, di energie che si confrontano per migliorare e realizzare le varie opere pubbliche e private che saranno funzionali allo sviluppo continuo del borgo, come voi conoscete molto bene. I ringraziamenti li abbiamo fatti, non è il caso di ripeterci, e io passerei anche velocizzando un po' le varie fasi la parola al professor Lorentini, al dottor Lorentini, che è stato un po' l'artefice della riscoperta dei documenti che erano custoditi nell'archivio storico del comune di Casoli e che si è iniziato un progetto di recupero della memoria dei campi di concentramento per internati fascisti qui a Casoli, e si è voluto, come ho accennato anche prima, dare una possibilità di recupero oltre che alla storicità, con un finanziamento dedicato esclusivamente al consolidamento del centro storico. L'idea del pool di progettisti di integrare con quest'opera monumentale all'interno di Piazza della Memoria l'idea di ripercorrere gli internati che erano stati qui a casa. Ma il dottor Lorentini sicuramente spiegherà molto meglio di me quello che sta accadendo e che continuerà ancora ad essere, e vi dico in particolar modo che qui il Presidente della Repubblica ha fatto nella visita, cioè nella giornata del 25 aprile, ha fatto anche una visita privata per documentarsi sui campi di concentramento per internati fascisti. Dottor Lorentini, allora, buonasera, la parola. Buonasera a tutti, ringrazio innanzitutto tutti i sindaci qui presenti, le varie associazioni. Come ha detto il sindaco Tiberini, io sono un ricercatore storico e da vari anni mi sto occupando della riscoperta di questa documentazione preziosa che conserva l'archivio storico del Comune di Casoli, che riguardano i fascicoli personali degli internati che durante gli anni 1940-43 furono appunto internati nei tre locali che il Ministero dell'Interno il 27 aprile 1940 scelse da adibire a campo di concentramento con funzione di internamento. Come avete visto, questo luogo, il luogo iniziale, è proprio questa piccola piazzetta qui sotto, è diventato un memoriale europeo, e quindi che dà appunto l'ingresso al percorso della memoria che si aprirà proprio su questa parete, che adesso vi spiegherò bene qual è stata l'idea dei progettisti. Questo appunto è un luogo della memoria europeo perché è stato riconosciuto tale da delle fondazioni europee che si occupano della memoria storica della Seconda Guerra Mondiale in Europa. E poi, come ha già ricordato il sindaco, il 25 aprile del 2018 la visita del Presidente della Repubblica, il Capo dello Stato, era sì una visita privata ma comunque istituzionale, ed è la prima volta che nella storia della Repubblica d'Italia un Presidente, un Capo dello Stato, visita un ex luogo di un campo fascista. Parliamo di campi fascisti, quelli istituiti dal Ministero dell'Interno a partire appunto dal 1943, dal giugno 1940. A Casoli conserviamo interamente i fascicoli personali degli internati. Cosa significa? Che all'interno di questi fascicoli sono conservati i documenti personali di queste persone,
che erano civili stranieri, e per la maggior parte abbiamo avuto due fasi, una fase iniziale che va dal 9 luglio 40 fino al maggio 42 di internati ebrei stranieri cosiddetti dal regime, a maggioranza di cittadinanza polacca, tedesca, austriaca e via dicendo, e poi una seconda fase di internati cosiddetti politici provenienti da un altro campo in Abruzzo, il campo di Corropoli in provincia di Teramo, per la maggior parte civili ex jugoslavi, quelli che appunto vengono chiamati ex Jugoslavia dal regime fascista, ossia sloveni e croati per la maggior parte. Abbiamo anche avuto comunque degli antifascisti italiani, addirittura anche un antifascista italiano calabrese. Come vedete questa parete, che ci sono due ordini, un ordine sovrastante e uno sottostante, l'idea di questi, del progettista, l'architetto Fortunato, il Giuseppe Fortunato, è quello di ridare una specie di identità con la plasticità appunto del mattone, che tra l'altro è un elemento proprio caratteristico di caso, che qui sotto c'è argilla, quindi non c'è roccia, quindi è fondamentale. Anche tra l'altro c'è stata la consulenza, diciamo, della sovrintendenza, che ha voluto proprio scegliere addirittura anche le colorazioni, rappresentano gli internati, perché nel campo di caso sono transitati in questi tre anni e mezzo in totale 218 internati, e qui sono addirittura divisi per fasce temporali, cioè la fascia superiore degli internati, la fascia inferiore, scusate, degli internati ebrei stranieri, quindi 108, e la fascia superiore invece degli internati civili ex jugoslavi 110. Questo, come ha già detto il sindaco, è un cantiere aperto, non è ancora terminato, perché ci sarà un percorso che si svilupperà con un percorso storico documentario basato di pannellatura bilingue italiano-inglese, dove appunto il visitatore potrà apprendere delle informazioni storiografiche e per poter accedere appunto a tutta quella serie di informazioni necessarie per comprendere il contesto e il luogo in piena autonomia, quindi senza la necessità anche di una guida, da solo riesce ad apprendere il contesto e soprattutto anche a leggere quelle informazioni che ci saranno nelle targhe. Per esempio lì adesso vedete quelle immagini, quelle iconografie, che sono alcuni dei documenti degli internati, sono carte di identità, passaporto, patenti, carte di circolazione dell'epoca, e appunto con questi pannelli aggiuntivi si potrà aiutare il visitatore a comprendere che cosa significano quei documenti, perché molti sono anche scritti naturalmente in lingua slovena o croata, quindi non decifrabili da chi non conosce queste lingue. In questo modo aiutiamo il visitatore. E poi un'altra cosa importante è che questo è un luogo che sta diventando un patrimonio europeo della memoria, perché soprattutto in Germania, dove io ho studiato, dove ho rintracciato, dove ho condotto la mia ricerca, è stato riconosciuto da, appunto, come ho già detto, da una fondazione di Francoforte, che è venuta in piena autonomia qui a Casoli a documentare questi luoghi. Infatti oggi, se voi andate su internet e scrivete su Google Casoli Gedenkort Europa, uscirà una pagina in tedesco, così come uscirà una pagina in inglese sul sito della Liberation Route, che è una delle più importanti fondazioni europee con sede centrale in Olanda, che si occupa di mappare tutti i luoghi della memoria durante la Seconda Guerra Mondiale nell'Europa. Quindi Casoli è entrata a pieno titolo. Un'altra informazione importante: da quando esiste la Piazza della Memoria, ossia, se non sbaglio, il 27 gennaio 2018, questo luogo ha ricevuto più di 250.000 geolocalizzazioni su Google, quindi ha fatto diventare Casoli un centro a livello nazionale e anche europeo per l'importanza del recupero della memoria. In piena autonomia sono venuti turisti, soprattutto in modo particolare interessati alla ricerca storica, da varie parti d'Europa, come dalla Germania, dalla Francia, dal Belgio, dalla Slovenia, dalla Croazia, così come molti discendenti e parenti di questi ex internati, varie famiglie, che grazie a questo lavoro di recupero della documentazione stanno riallacciando i propri contatti e le proprie storie familiari, sono appunto venuti in piena autonomia una volta che hanno appreso appunto questa documentazione, che si trova online sul sito campocasoli.org. Io mi fermerei qui, altre informazioni le potete reperire online. E quindi... ringraziamo il dottor Lorentini, che sta veramente facendo un grandissimo lavoro e che sta qui con noi sempre, la massima disponibilità, ma soprattutto professionalità e la scientificità dei documenti prodotti, che è stato sempre un mio cruccio, fin anche quando ti ho chiesto mi fai vedere dove è scritto che, e i documenti ufficiali, mi ha sempre tirato fuori i documenti ufficiali. Io direi di fare il percorso della memoria
nel vedere, perché il campo era uno con tre sedi, e vedremo le sedi andando avanti, e vedremo anche il recupero di un palazzo settecentesco, Palazzo Tilli, ad opera della dottoressa della famiglia Allegrino, che ha voluto portare a nuova vita, a nuova luce il Palazzo Tilli. Quindi dirigiamoci la parte superiore. Allora, un attimo di attenzione. Sì, sì, sì. Un attimo di silenzio. Ormai l'abitudine, buonasera Presidente, ormai l'abitudine di portare la mascherina. Allora, il Palazzo Tilli l'abbiamo acquisita nel 2013, acquistandola dagli ultimi eredi della famiglia Tilli, e acquistando sia la Palazzo Tilli che la palazzina, cioè la dépendance. E immediatamente abbiamo proceduto con il recupero, un restauro conservativo che quindi ha consentito di conservare, di riportare alla luce tutto quello che c'era di originale, che era stato il palazzo, che era stato fondato a fine Settecento da Don Guglielmo Innocenzo Tilli. E mentre stavamo recuperando il palazzo, ci siamo accorti, proprio nel frattempo che il dottor Lorentini faceva i suoi studi e che l'amministrazione comunale si dedicava appunto a ricostruire questa parte della storia, ci siamo accorti e resi conto che le cantine erano il campo numero 2. Il campo numero 1 ci siamo passati davanti, proprio l'ex municipio in via Borrelli, noi ci siamo passati un attimo fa. Campo numero 2 sono appunto le cantine di Palazzo Tilli. Campo numero 3, la palazzina, che abbiamo nominato Palazzina della Memoria, proprio il ricordo di questo periodo così intenso, significativo e triste. La palazzina era stata, nei periodi precedenti, ai primi del Novecento, era un luogo di divertimento, di svago, di socializzazione, perché la famiglia era abituata proprio a organizzare tanti eventi goliardici, anche culturali importanti. Era teatro, era cinema, poi diventato cinema comunale, e poi negli anni successivi, quindi dal 1940, invece fu data in affitto, proprio utilizzata come campo di internamento numero 3. Invece le cantine, che erano il numero 2, nelle cantine furono gli internati, rimasero per poco tempo, perché fu considerato eccessivamente insalubre, proprio per contenere un numero importante di persone. Ma nel frattempo le cantine stesse poi divennero un luogo di rifugio. I cittadini di Casoli si rifugiavano proprio durante i bombardamenti, proprio nelle cantine, che sono in una zona, come vedete, sono vari piani, e questa parte è la parte proprio che si infila nella roccia, e quindi era particolarmente sicuro. Sugli internati cosa vogliamo dire? Sì, sugli internati, beh, a parte appunto, io per carità, dopo l'intervento del dottor Lorentini, ovviamente, quello che vogliamo dire però è che certamente, come diceva la dottoressa Allegrino, cammin facendo abbiamo scoperto questa importanza grande del palazzo rispetto alla storia. Quindi il palazzo certamente nella storia di Casoli, nella storia della comunità locale casolana, ma anche il palazzo nella grande storia. Abbiamo scoperto quindi che Palazzo Tilli
ha accolto, ha vissuto, ha avuto proprio all'interno il passaggio della grande storia. Quando abbiamo le visite guidate lo facciamo sempre notare: questa strada, questi gradini sono stati attraversati dalla grande storia con la lettera maiuscola, che ha lasciato certamente un segno forte. E allora, riprendendo proprio le indicazioni del nostro sindaco, il suggerimento, ecco, Palazzo Tilly vuole essere anche questo, da quando è stato riaperto, per accogliere il pubblico, la comunità di Casoli e non solo del suo territorio, ma anche oltre il suo territorio, vuole essere proprio questo, un luogo importante, di bellezza, certamente di bellezza ritrovata, riscoperta, recuperata, ma anche un luogo di incontro, di convivialità, nel nome della cultura, certamente dell'arte, ma anche, ecco, nel nome della storia, un luogo quindi in cui ritrovarsi e ritrovare le proprie radici, e tanto più ora che Casoli è a questo grande onore, no, di essere tra i borghi più belli, perché no, un collegamento, questo auspichiamo, un collegamento con gli altri borghi, e quindi un po' un punto di raccordo anche per quella che è la vita, la dimensione dei borghi, e quindi una vitalità, ecco, da borghigiani, insomma, una vitalità in questo senso attraverso il palazzo, nel nome di tanto, di questo che è tutto il nostro patrimonio. Ecco, c'è da dire che il presidente Mattarella ha visitato le cantine, il nostro sindaco lo ha accompagnato il 25 aprile del 2018, quindi lui ha fatto questo percorso, il percorso che abbiamo fatto noi, sì, sostanzialmente, sì. Scendendo poi da qui, ha visitato appunto le cantine, lì è stato spiegato poi proprio il significato di questo luogo, e poi c'è da dire che da qui parte il centro storico, perché questo è l'ultimo anello del centro storico, per cui da qui poi si sale verso... Un aneddoto carino del Presidente della Repubblica, che praticamente il Presidente che arrivava con la macchina, in ogni posto dove arrivava il sindaco del paese lo doveva accogliere, quindi era una corsa contro il tempo per andare davanti. È arrivato al castello, allora il sindaco accoglie il Presidente della Repubblica. Quando è sceso sotto di qua, io con il cerimoniere, il capo cerimoniere, con la macchina davanti, doveva arrivare prima, perché quando arrivava dovevi sempre accogliere il Presidente, e quindi arrivava qua a accogliere il Presidente, in ogni luogo bisogna accogliere il Presidente della Repubblica. E vi dico un'altra cosa che veramente è stata probabilmente una delle cose più belle in assoluto dell'amministrazione, e di una disponibilità, di una tranquillità, ma disponibilità verso tutti, proprio una giornata di festa, di gioia, che l'ha manifestato lui a tutti, facendosi selfie con i bambini, stringendo le mani quando allora si poteva fare, cioè veramente è stata una cosa stupenda, che ha lasciato testimonianza con anche dei passaggi importanti. Avremo modo di rivedere anche al cinema, c'era un altro riconoscimento del suo passaggio, del discorso che ha fatto, perché poi ha fatto un discorso stupendo, è venuto a Casoli, ma lui è venuto in Abruzzo, quindi questo è stato il passaggio fondamentale che ha detto il Presidente. Ha detto: io sono venuto in Abruzzo a rappresentare quello che è stato fatto in terra d'Abruzzo nella Seconda Guerra Mondiale, nell'accoglienza di tutti quanti con i quali hanno calcato le nostre terre. Quindi veramente è stata una giornata stupenda. Dirigiamoci velocemente sopra, perché i tempi ci chiamano, e quindi ci dirigiamo a Palazzo Ricci, non prima di aver ringraziato dottoressa Allegrino, dottoressa Michetti, per la sempre cortese disponibilità. Un applauso, un applauso. Allora, come anticipatovi, siamo qui sotto Palazzo Ricci, dove la dottoressa Milano, che è la responsabile marketing di Palazzo Ricci, ci brevemente esporrà quello che sta accadendo qui a Casoli, che poi del resto Casoli è una vicinanza di 2 ore di macchina a Napoli,
distributore di macchine a Roma, la sua centralità, oltre ad avere vicinanza alla montagna e al mare, ha questa centralità che forse è di interesse da parte di... internazionale. Perfetto, grazie. Allora, il progetto di Palazzo Ricci nasce 2 anni fa, devo dire che siamo tutti forestieri che si sono innamorati di Casoli. E a partire dal nostro fondatore che si chiama Mike Brosnan, che è un imprenditore statunitense che 2 anni fa è venuto per altri motivi di lavoro qui a Casoli e stava un pochino perdendo tempo perché aveva un altro appuntamento ma aveva fatto prima con il precedente. Camminando qui si è praticamente innamorato di questo palazzo e ha insistito e ha fatto di tutto per poterlo visitare in giornata. Sono rientrato in America e tempo 2 mesi ha deciso di acquistare questo palazzo, anche se ancora non sapeva bene che cosa farci, perché comunque è un palazzo veramente grande. E confrontandosi con l'altro nostro fondatore che si chiama Ron Wade, hanno deciso di fare un private residence club. Cos'è un private residence club? Non vi dilungo, sostanzialmente è una formula di multiproprietà ma non come quella alla quale siamo abituati noi degli anni 80-90, completamente diversa che in America sta spopolando. All'interno del palazzo, che è molto importante dal punto di vista storico e culturale per Casoli stessa, perché apparteneva alla famiglia Ricci, quindi del barone Mosè Ricci, diciamo, è stato un punto molto importante soprattutto nei primi anni del Novecento. Infatti all'interno di questo palazzo ci sono state comunque moltissime persone importanti sia per la cultura italiana e per la cultura abruzzese, tant'è che anche il barone Ricci era comunque imparentato con Francesco Paolo Michetti, famosissimo pittore, di cui poi vedrete altri dettagli su quel castello. E verranno realizzate 14 residenze, ogni residenza avrà 9 proprietari, ci rivolgiamo prettamente al mercato straniero perché ci piacerebbe portare sempre più persone qui a Casoli e far scoprire Casoli, e avremo praticamente altre nuove 126 famiglie che si alterneranno durante tutto il corso dell'anno. Sarà una casa vacanza dove le persone potranno venire qua e potranno assaporare le bellezze di Casoli e del territorio abruzzese. Ci stiamo impegnando il più possibile, siamo riusciti a promuovere Casoli sulla CNN, adesso a settembre porteremo altre testate come Vanity Fair, Forbes, insomma stiamo cercando di fare del nostro meglio, non solo per il nostro progetto ma proprio per la comunità di Casoli. Gli americani che sono stati fin qua, perché in questo momento abbiamo avuto solo un po' americani, un po' per regolamentazioni Covid, un po' per disastri vari, sono innamoratissimi e non vedono l'ora di tornare a casa. E sotto questo punto di vista bisogna anche evidenziare il cicerone capo, che è il vice sindaco, che ogni volta accompagna gli americani nelle visite. È praticamente la nostra enciclopedia. Grazie. Noi abbiamo il nostro showroom che è proprio lì, sul corso Vittorio Emanuele. Grazie. Va bene, allora proseguiamo e ci dirigiamo al castello.